abbiamo sentito il desiderio di ricordare questi amici e questi colleghi che ci hanno lasciato un mese fa, quasi un mese fa, esattamente un mese fa. È stata una tragedia, però è stata una tragedia che è voluta dall'uomo. Come la maggior parte delle tragedie che succedono, sono sempre, hanno all'origine dei comportamenti sbagliati, errati, delle volte dolosi, molto spesso colposi. Comunque è stata una cosa gravissima che ci ha colpito, ci ha ferito. Però con questo gesto, con quest'albero che stasera accenderemo, vogliamo ricordarli e dire loro, alle loro famiglie, che resteranno sempre nei nostri cuori, sono sempre vicini a noi, noi li sentiremo sempre come nostri colleghi e saranno per noi un esempio di coraggio, di abnegazione, di tutte le cose positive che fanno sì che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia considerato, sia nel cuore di tutti gli italiani. Ho conosciuto uno di loro, il più giovane, Nino, che ha fatto il corso, una parte del corso qui a Lamezia Terme, al polo didattico, e ha avuto questo ricordo di fargli lezione, era sempre lì davanti, attento, attentissimo, con voglia di imparare. E me lo ricordo benissimo e mi ha lasciato veramente, me lo porterò sempre con me, come tante cose che di questa esperienza di vita e di lavoro che è il lavorare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.